buon pomeriggio. Innanzitutto grazie per essere qui, so che per alcuni è stato molto complicato arrivare e purtroppo non potevamo prevedere il terremoto. La cosa importante è che abbiamo visto che per fortuna è stato un terremoto che ha avuto impatti molto limitati, a parte grande spavento e pochi impatti, quindi in ogni caso, tra virgolette, meglio, molto meglio così. Alcuni purtroppo non sono riusciti ad arrivare, però in ogni caso siamo veramente, veramente molto contenti. Oggi di cosa vi parliamo? Oggi vogliamo parlare della Viomix, che è la soluzione di smart home di Enemix, e uno degli obiettivi di questa soluzione è quella di semplificare la vita. Durante questo incontro cosa faremo? Attraverso video o attraverso gli interventi di alcune delle persone che ci hanno consentito e ci hanno ispirato in questa nuova soluzione di raccontarvi come Omex semplifica la vita. Poi dopo ognuno di voi è stato associato ad un gruppo e vi faremo vedere come attraverso Omex una casa normale qualunque in pochi passi può diventare veramente in modo semplice una casa smart. La regia non ci aiuta perché quello che dobbiamo fare ora, la regia non ci aiuta perché quello che dobbiamo fare ora è prima di presentare l'amministratore delegato di Enemix, Francesco Venturini, volevo lanciare un altro video e questo video credo che molti di voi vi riconoscerete, sicuramente io mi riconosco. Ora prego il video. La soluzione intelligente che semplifica la vita e ti aiuta a risparmiare rispettando l'ambiente. Buonasera, allora, tanto veramente grazie di essere venuti a tutti qua. È un termostato intelligente e voi immagino in questo momento state pensando: ma perché ci hanno fatto venire per un termostato intelligente? È sicuramente un qualche cosa, come vedrete oggi, sia dalle testimonianze dei nostri amici che lavorano per Amazon, sia per poi quello che spiegherà Andrea successivamente, è un termostato un po' diverso dagli altri. A me l'ingrato compito di introdurre l'intero pomeriggio, la prossima ora, e spiegarvi che cos'è Enemix e come siamo arrivati a Omex. Allora, iniziamo, scusate, partiamo un pochettino all'alto e iniziamo a capire quali sono, almeno per noi come Enel, quelli che vediamo come i 5 trend più importanti che stanno avendo effetto sul settore energetico. Si parla di urbanizzazione, megalopoli che continuano a crescere, si prevede, come vedete qua, che il 70% della popolazione mondiale tra qualcosa meno di 30 anni vivrà in città, però non si tratterà più di 8 miliardi e mezzo di persone, ma di qualcuna di più, quindi si tratta di città gigantesche che da un punto di vista del consumo energetico avranno tante, tante necessità. Si parla di decarbonizzazione, sempre di più un tema molto attuale, quindi la necessità di cambiare la maniera in cui produciamo questa energia, specialmente con città di queste dimensioni. Si parla di elettrificazione dei consumi, perché l'elettrificazione permette di essere molto più efficienti in tutto quello che facciamo tutti i giorni. Ovviamente si parla di digitalizzazione. Ormai chi non ha uno smartphone, sappiamo che anzi esistono più smartphone attivi della popolazione in questo momento presente in Italia, la digitalizzazione ci permette di fare tante cose interessanti ed è quello che vedremo durante la presentazione di oggi. E poi uno dei focus importanti, una delle attività principali di Enel è quella della flessibilità, cioè in un mondo in cui ci sta
sono sempre più rinnovabili e c'è necessità di sistemi elettrici sempre più flessibili. Ecco, Enel X si occupa di questa attività e possibilmente un domani non troppo lontano Omix ci permetterà appunto di dare anche flessibilità al sistema. In questo mondo che cambia, cambia anche la maniera in cui aziende come la nostra si affacciano al mercato. Perché? Perché in un mondo appunto in cui le rinnovabili continuano ad abbassare il costo di generazione dell'energia, si vede che le utilities hanno necessità sempre di più di vendere non soltanto energia elettrica, ma vendere servizi che si abbinano appunto a quel concetto abbiamo visto prima di una maggiore elettrificazione. Quindi questa una stima di Navigant, si parla delle principali utilities europee in questo momento. In questo momento l'EBITDA del 2017, quindi il margine che portano a casa queste grandi aziende, tra cui la nostra, è diviso più o meno tra un circa 70% di commodity, quindi energia, e un 30% di servizi. Si vede dalle analisi fatte da questi che sono esperti, poi magari non ci azzeccheranno al 100%, ma sicuramente c'è un trend importante che tra meno di 7 anni si arriverà a una situazione in cui sarà esattamente invertito, 70% servizi e 30%.